Sanitaria, che fa parte del percorso di approfondimento e divulgazione sull'attuazione della riforma in materia di semplificazione amministrativa della Regione Emilia-Romagna. Io sono Paola Pirani del Formez e vi intratterrò pochi minuti, giusto il tempo per parlare di questo percorso e di questo webinar e darvi alcune info. Come al solito le adesioni sono state veramente tante, dunque vi ringrazio molto per l'interesse che avete mostrato. Do il benvenuto anche alla nostra relatrice, la dottoressa Anna Padovani, medico veterinario che si occupa della sicurezza alimentare nel servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione Emilia-Romagna, alla quale a breve passerò la parola, ma intanto la potete vedere qui in aula con noi. Come dicevo prima, hanno richiesto l'iscrizione a questo webinar quasi 240 persone, siamo già veramente in tanti in aula e mentre diamo modo agli altri partecipanti di entrare, ecco che parliamo un pochino di questo webinar che, come dicevo prima, fa parte di un percorso di approfondimento e divulgazione sull'attuazione della riforma in materia di semplificazione amministrativa introdotta dalla legge 124/2015 e dai provvedimenti attuativi. Questo percorso è coordinato dal Gabinetto della Presidenza, Giunta regionale Emilia-Romagna, in collaborazione con il Formez PA nell'ambito del progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività in materia di semplificazione, che è appunto un progetto affidato al Formez PA dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Nell'ambito di questo progetto, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, proprio per supportare le amministrazioni in questo processo di riforma, sono stati fatti diversi seminari e cicli di webinar. Il tutti li potete vedere, a questo link: eventipa.formez.it/progetto-formez dettaglio il nodo 17455. Questa è la pagina che vi si apre cliccando il link in cui potete vedere tutte le nostre attività fatte fino a questo momento. I dati che abbiamo aggiornati al maggio del 2018 fanno vedere quanti sono stati i partecipanti sia ai seminari che ai webinar. Come potete vedere, in totale sui seminari ci sono stati 3.032 partecipazioni, mentre per quanto riguarda i webinar abbiamo toccato i 4.045 partecipanti. Abbiamo diviso tutti voi partecipanti anche in base alla regione di provenienza. Guardando queste slide che poi troverete sulla pagina di Eventi PA dedicata, potete appunto vedere tutti questi numeri e anche vedere l'ente di appartenenza di tutti i partecipanti che sono stati con noi fino ad oggi. Sempre nell'ambito di questo progetto è nata la comunità Rete Italia Semplice, rete.italiasemplice.gov.it, che è una piattaforma al servizio del personale delle amministrazioni, delle associazioni, delle imprese, dei cittadini e dei tecnici ed è dedicata proprio allo sviluppo e alla messa in rete delle competenze nell'attuazione degli interventi di semplificazione. La Rete Italia Semplice è stata messa a punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Formez PA nell'ambito del PON Governance, Progetti Delivery Unit e supporto all'operatività della riforma. Per accedere basta cliccare sul pulsante Accedi con le credenziali del DFP Out. E al primo accesso viene iscritti automaticamente all'area di lavoro Rete Italia Semplice, mentre per potersi iscrivere alle altre aree che sono attive bisogna richiedere appunto la partecipazione. Questa piattaforma offre diversi strumenti proprio per aiutare tutti coloro che sono interessati e che si occupano di queste riforme. Ci sono guide, FAQ, documentazione, c'è la possibilità di chiedere all'help desk un appuntamento con gli esperti e c'è anche tutta la pagina dedicata ai webinar e ai nostri appuntamenti. Andiamo velocemente all'incontro di oggi, che come abbiamo detto fa parte di questo percorso online per funzionari regionali, enti locali, ordini professionali, associazioni di impresa di categoria, camere di commercio, agenzie regionali, uffici territoriali ed enti statali. E questo percorso è iniziato il 28 giugno con il seminario Le misure di semplificazione amministrativa introdotte dalla legge 124 del 2015 e dai provvedimenti attuativi. Qui di seguito ci sono tutti i webinar che poi sono seguiti, fino ad arrivare agli ultimi, quelli del 26 marzo e del 5 aprile, che hanno riguardato gli spettacoli e intrattenimenti pubblici.
Andiamo al programma di oggi. L'accoglienza, appunto, come vedete, la sto facendo, la sto svolgendo io, vi sto dando alcune informazioni. Successivamente passerò l'intervento alla nostra relatrice, dottoressa Anna Padovani, e che finirà l'intervento intorno alle 11:30-11:40 per poi poter dare spazio a tutte le vostre domande che potete tranquillamente scrivere nella chat e poi le riporterò. Andiamo al programma di oggi. Di cosa parleremo? Parleremo dell'approvazione del modulo di notifica sanitaria ai fini della registrazione e modifica della precedente determinazione numero 14.728/2013, la determina che approva il modulo di notifica ai fini della registrazione, l'articolo 6 del regolamento CE numero 852 del 2004, gli aspetti legati alla produzione primaria e alla vendita diretta dei prodotti da parte di aziende agricole e allevamento di animali e produttori di alimenti, gli aspetti legati alla produzione post-primaria e la modalità di presentazione della notifica attraverso la piattaforma regionale accesso unitario da parte degli operatori del settore alimentare. Dunque, tutto questo parleremo in questo webinar, verranno così chiariti gli aspetti legati alla produzione post-primaria, in particolare agli home food, home restaurant, al trasporto di alimenti e viene riportato il modello per gli operatori economici dei materiali e oggetti a contatto con gli alimenti. Alla fine vengono anche descritte le modalità di presentazione, appunto, della notifica, come dicevo prima. Allora, alla fine del webinar, la dottoressa Anna Padovani risponderà alle vostre domande. Come tutti i nostri webinar, abbiamo appunto la chat che raccolgono le vostre domande, i vostri suggerimenti e quant'altro, e tutto verrà, la registrazione, le slide, le domande verranno poi pubblicate nel corso di queste giornate alla pagina di Eventi PA che è dedicata, cioè eventipa.formes.it/node/ 15-29-98 è la pagina alla quale vi siete registrati. Ricordo che l'attestazione per i partecipanti avverrà solo per coloro che sono iscritti all'evento e che hanno fruito almeno del 20% dello stesso. Dopo l'avvenuta attestazione potete scaricare dalla vostra pagina i miei eventi, l'attestato di iscrizione al webinar. A questo punto non mi resta che augurarvi un buon lavoro, un buon proseguimento. Silenzio il mio microfono e lascio la parola alla dottoressa Anna Padovani. Buon proseguimento. Buongiorno a tutti, spero che mi sentiate. Il mio microfono è al massimo, però è il primo, diciamo, corso che faccio con questa modalità, quindi non so se riuscite a sentirmi bene. Praticamente il mio intervento è appunto relativo a quella che è l'approvazione del modulo notifica ai fini della registrazione e modificazioni della determinazione 14.738 del 2013, che conteneva tutte le modalità e tutti i moduli che dovevano essere, diciamo, presentati dagli operatori del settore alimentare in caso di registrazione e in caso di riconoscimento. Come sapete, sono questi due, diciamo, le due modalità con cui gli operatori del settore alimentare praticamente notificano in qualche maniera la loro esistenza. Il riconoscimento è ancora, diciamo, sottoposto, è un procedimento che è sottoposto a un regime di tipo autorizzatorio in un certo senso, in quanto deve essere prima fatto diciamo, dopo che lo stabilimento è entrato in funzione, deve essere visto lo stabilimento in funzione dai servizi competenti per territorio e successivamente rilasciato il riconoscimento. Mentre per la registrazione che riguarda gli operatori del settore alimentare che non sono soggetti a questo tipo di autorizzazione, diciamo, preventiva, è semplicemente appunto un atto che serve per comunicare ai servizi locali dell'autorità competente, cioè ai servizi igiene, alimenti e nutrizione e i servizi veterinari delle ASL, dei dipartimenti di sanità pubblica, l'esistenza di un certo tipo di stabilimento. Come ha detto Paola prima, praticamente tutto il percorso è nato dalla legge Madia sulla semplificazione, appunto intitolato da uno stato pesante a uno stato semplice, e
questa azione del governo deve riguardare tutti gli aspetti della pubblica amministrazione, fra cui appunto la cittadinanza digitale, l'organizzazione dello Stato sul territorio, la dirigenza, l'anticorruzione, il lavoro pubblico, le camere di commercio, gli enti di ricerca, le società partecipate pubbliche, i servizi pubblici locali, le forze di polizia, le conferenze dei servizi, i testi unici, il silenzio assenso tra le amministrazioni e soprattutto questa amministrazione pubblica ci si rende conto che entra nella vita quotidiana del singolo cittadino su vari aspetti importanti della vita di ognuno di noi che riguardano sia il lavoro ma anche la casa, la salute e la scuola e condiziona anche quelli che è l'aspetto economico e gli investimenti del paese. Questa riforma sarebbe al servizio appunto di tutti i cittadini e dovrebbe essere anche a sostegno della ripresa economica. Nell'ambito dei lavori per l'agenda della semplificazione sono stati individuati alcuni settori strategici, tra cui appunto quello della cittadinanza digitale, il welfare e salute, oltre al fisco e l'edilizia, nei quali realizzare degli obiettivi di semplificazione anche attraverso la standardizzazione e la semplificazione della modulistica. E il modello di notifica sanitaria e gli altri modelli allegati alla nostra determina riguardano proprio questo aspetto. In particolare nell'ambito del settore impresa, tenuto conto dei decreti legislativi 30 giugno 2016 numero 126 e 25 novembre 2016 numero 222, sono stati appunto elaborati e definiti alcuni moduli relativi alle attività produttive, incluso il modello notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi del regolamento CE 852/2004. Questo regolamento è il regolamento, uno dei regolamenti del famoso pacchetto igiene che è nato, a partire dal 2003 col 178, che ha introdotto diversi elementi molto importanti e innovativi nel campo della sicurezza alimentare e anche in capo a quelli che sono gli operatori del settore alimentare, in quanto ha definito che il primo responsabile della sicurezza degli alimenti è l'operatore del settore alimentare. Per quello che riguarda appunto gli stabilimenti registrati, gli operatori del settore alimentare per iniziare l'attività non hanno bisogno di una autorizzazione preventiva, che, come appunto vi ho detto prima, che invece è necessaria per il riconoscimento, ma praticamente devono fare, oltre alla SCIA, segnalazione certificata di inizio attività, questa notifica sanitaria ai sensi dell'articolo 6 del regolamento 852, dove praticamente comunicano all'autorità competente locale, che come ho detto prima, ripeto, sono i servizi delle ASL competenti per territorio, in particolarmente i servizi SIAN, cioè di igiene, alimenti e nutrizione, e i servizi veterinari per quello che riguarda gli alimenti di origine animale, la loro esistenza, in modo che appunto queste autorità sanitarie locali possono assoggettarli, inserirli prima di tutto nelle loro anagrafiche e contemplare quella che è, in base alla categorizzazione del rischio, la frequenza minima dei controlli anche in questi stabilimenti. Questo modello di notifica sanitaria è stato condiviso nel corso di una riunione fra Ministero della Salute, Ufficio Ministeriale per la Semplificazione e Regioni in data 19 aprile 2017 e il 4 maggio 2017 è stato siglato un accordo tra appunto governo, regioni e enti locali con il quale era stata raggiunta questa intesa sui moduli unificati e standardizzati per comunicazioni e istanze nel settore dell'edilizia, fra cui appunto quello relativo alla notifica sanitaria. L'assessorato attività produttive della Regione Emilia-Romagna ha emesso, nell'ambito sempre del percorso della semplificazione, la deliberazione 921 del 28.06.2017, approvando tutti questi modelli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali assimilate ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera C del decreto legislativo 281 del 97.
In seguito però ci si è accorti che il modello di notifica sanitaria non conteneva tutte le voci che erano ricomprese nella master list degli stabilimenti registrati che era stata trasmessa alle autorità competenti locali e regionali dal Ministero della Salute nel 2014. Questo perché? Perché praticamente fino alla uscita di questa master list non esisteva in Italia una master list condivisa degli stabilimenti registrati, mentre per gli stabilimenti riconosciuti, che essenzialmente sono quelli che trattano appunto gli alimenti di origine animale, esiste una banca dati nazionale e tutti gli stabilimenti sono classificati in base all'inserimento in questa banca dati nazionale, che poi diciamo deriva da quello che è la normativa europea, perché come credo che tutti sappiate, attualmente la nostra legislazione è basata soprattutto sul appunto adempimento a regolamenti europei che sono direttamente applicabili negli Stati membri. Quindi il rispetto dei regolamenti è il diciamo, principale requisito di tutto quello che avviene in sicurezza alimentare, anche diciamo, per quella che è la classificazione degli stabilimenti. Fino al 2014 non esisteva classificazione univoca nazionale degli stabilimenti registrati, che è tuttora in fase di implementazione. È stato fatto un lavoro sempre condiviso fra Ministero della Salute e Regioni che ha portato a una classificazione condivisa degli stabilimenti registrati. Quindi è stato approvato con accordo del 6 luglio 2017 un nuovo modello aggiornato di notifica sanitaria che comprendeva tutti gli operatori del settore alimentare laddove non sia prescritto il riconoscimento. Siccome appunto la delibera 921 della Regione Emilia-Romagna conteneva il vecchio modello, in data 14 luglio 2017, con specifica nota, è stato inviato dal nostro Servizio Regionale Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica il nuovo modello di notifica sanitaria che era stato approvato durante la conferenza del 6 luglio. E dato che la deliberazione appunto 921 dava la possibilità ai servizi competenti di aggiornare i modelli, il nuovo modello viene approvato ufficialmente con una determina della nostra responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica per poi essere pubblicato sulla piattaforma Accesso Unitario. La determina contiene questa determinazione che è uscita il 6 giugno 2018 ed è la numero 8667. Contiene tutte le indicazioni necessarie, tenendo conto di alcune parti che già precedentemente erano state semplificate dalla determinazione 14.738, a cui naturalmente occorreva fare riferimento. E nello stesso atto viene ribadito la necessità del pagamento di 20 euro per la notifica, come previsto dal tariffario regionale. Questi 20 euro sono riferiti ai servizi delle ASL per le spese amministrative e di registrazione nei loro sistemi dei nuovi, diciamo, utenti. La determina approva il modulo che è allegato al provvedimento quale parte integrante, notifica ai fini della registrazione allegato primo, adottato in sede di conferenza unificata in data 6 luglio 2017. Approva anche un nuovo capitolo primo, registrazione, esclusivamente per la parte riguardante la registrazione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento 852-2004, che è allegato al provvedimento quale parte integrante e che sostituisce esclusivamente per la parte riferita alle registrazioni ai sensi dell'articolo 6 del regolamento 852 il medesimo capitolo che era allegato alla determinazione 14.738, che viene confermata in ogni altra sua parte. Il nostro obiettivo futuro sarebbe quello di fare, quando le cose saranno anche un po' più chiare e avanzate, di fare un unico atto che ricomprenda tutte le modalità di registrazione e riconoscimento degli operatori del settore alimentare e non solo,
dato che sono soggetti appunto a registrazione e riconoscimento anche altri, diciamo, operatori che non sono proprio attinenti alla sicurezza alimentare, quali appunto, per esempio, cioè, sono attinenti alla sicurezza alimentare, ma non proprio gli alimenti umani, ma sono i sottoprodotti e praticamente i mangimi. Per questi tipi di stabilimenti sono contenuti nella determina 14.738 dei moduli particolari che ci piacerebbe appunto aggiornare e modificare e rendere, diciamo, uniti in un unico atto, in modo che tutti gli operatori abbiano a disposizione questi modelli, almeno per poter facilitare, appunto, per poter semplificare anche la vita a tutti gli operatori. Allora, una delle cose che è cambiato è quella della possibilità di macellare pollame o conigli. Per pollame si intendono non solo polli, ma anche tacchini, faraone, oche, anatre, macellati presso le aziende agricole. Sapete che appunto le operazioni di macellazione in genere sono soggette a riconoscimento, quindi al provvedimento autorizzatorio, però qualora vengono svolte in sede di azienda agricola dove ha sede un allevamento, in base alle nostre disposizioni sia nazionali che regionali, una quantità di questi animali può essere macellata anche in un locale che non è soggetto a riconoscimento, ma è semplicemente registrato. In questo caso la possibilità di macellare pollame o lagomorfi presso le aziende agricole di allevamento, qualora appunto abbiano un locale che è in questo caso registrato, passa a 10.000 capi di volatili anno o 6.250 lagomorfi conigli anno, o un numero complessivo equivalente che arrivi alle 50 ogivi all'anno. E questo perché nella nostra regione il numero era più basso fino ad ora, si arrivava solo alla possibilità di macellare fino a 3.500 capi di volatili. È stato parametrato a quelle che sono le linee guida nazionali e anche le altre regioni che danno la possibilità di macellare questo numero di capi di volatili e di lagomorfi. Poi la determina contiene un chiarimento su quella che è la produzione primaria. Spesse volte si confonde nel nostro paese quello che è la produzione, la definizione di produzione primaria dei regolamenti comunitari, quindi quella contenuta nel regolamento 852 con la impresa agricola. In realtà non coincidono per niente, perché come sapete le imprese agricole nel nostro paese sono regolate da una legislazione nazionale abbastanza importante e abbastanza complessa, e chiaramente la definizione di produzione primaria che è valida in tutta Europa non coincide con quella di impresa agricola. Quindi nella determina sono contenuti alcuni chiarimenti perché cos'è appunto definibile come produzione primaria in base ai regolamenti comunitari, quindi valida per tutta l'Europa. Abbiamo preso in considerazione alcune specificità di settore. Un aspetto particolare di operatori del settore alimentare sono gli operatori che allevano animali destinati alla produzione di alimenti. Come sapete, il discorso della sicurezza alimentare trasmesso in tutta Europa dal messaggio contenuto nei regolamenti comunitari è dal campo alla tavola. Quindi gli animali destinati alla produzione di alimenti rientrano in tutto quello che è il discorso della sicurezza alimentare, proprio perché i problemi maggiormente legati alla sicurezza alimentare nascono proprio dalle modalità di allevare gli animali. Sapete, credo che in Italia esiste un'anagrafe nazionale degli animali allevati, soprattutto per le specie principali, in particolare appunto i bovini e i suini, che sono tra le specie più importanti allevati nel nostro paese, ma anche per gli avicoli più recentemente e anche per gli equini. Le aziende che allevano questi animali devono registrarsi in un sistema nazionale, che appunto è la banca dati nazionale degli allevamenti.
Le aziende che sono già registrate in banca dati nazionali non devono presentare ulteriori né SCIA né notifica sanitaria, mentre per gli allevamenti nuovi che iniziano attività deve essere presentata la SCIA. In questo caso la SCIA costituisce anche notifica sanitaria ai fini della registrazione articolo 6 regolamento 852. Quindi la SCIA dovrà essere trasmessa dai SUAP ai servizi veterinari delle ASL competenti per territorio. Il modello di SCIA ancora non è diciamo, stato completamente elaborato, ma lo stiamo diciamo, terminando, anche perché deve coincidere con le voci che sono contenute appunto nella banca dati nazionale. Sarà poi anche questo pubblicato sulla piattaforma Accesso Unitario. Unica eccezione è l'apicoltura, per la quale appunto viene annesso alla determina un apposito modello allegato 2 che deve essere presentato direttamente ai servizi veterinari competenti per territorio. Quindi non interessa, diciamo, il passaggio dal SUAP se non in un caso che dopo vi verrà spiegato. Rimane chiaramente anche per gli animali, per gli allevamenti di animali che presentano la SCIA di nuovo, diciamo, introduzione, obbligatoria la registrazione in banca dati nazionale. Non sono obbligati a presentazione della SCIA i cosiddetti allevamenti da autoconsumo, che sono definiti dalla legge nazionale e che cambiano a seconda delle leggi nazionali vigenti, ma sarà sufficiente l'iscrizione in banca dati nazionale, così come per gli allevamenti avicoli a carattere non commerciale, che sono quelli compresi, secondo sempre disposizioni nazionali, tra 51 e 250 capi, mentre per quegli allevamenti avicoli tra 0 e 50 capi non è necessaria neppure la registrazione in banca dati nazionale, quindi basta una comunicazione diretta al servizio veterinario competente per territorio. Per l'acquacoltura, cioè l'allevamento sia dei pesci che dei molluschi, e sapete che la nostra regione, soprattutto per quanto riguarda l'allevamento dei molluschi, è una delle regioni principali in Italia, le aziende di acquacoltura di nuovo insediamento dovranno presentare la richiesta di autorizzazione sanitaria, che è un'autorizzazione sanitaria fatta sempre in base a una decreto legislativo nazionale, che è il decreto legislativo 148, che praticamente recepisce sempre delle disposizioni comunitarie, in questo caso non sono di regolamenti ma direttive, quindi devono essere recepite dagli stati membri, e praticamente queste aziende di acquacoltura non devono fare niente di diverso di quello che facevano prima, cioè devono presentare attraverso l'allegato specifico, che è lo stesso che era allegato alla precedente determina, la richiesta di autorizzazione, che è poi un'autorizzazione che viene rilasciata dal servizio veterinario regionale, previo, diciamo, sopralluogo e parere favorevole dei servizi territoriali competenti. Quindi per l'acquacoltura niente di diverso rispetto a prima. È stato fatto un capitolo specifico per la vendita diretta di prodotti da parte delle aziende agricole. In questo caso, in base al decreto legislativo 228, per le aziende agricole che effettuano la vendita dei propri prodotti, sia di origine animale che vegetale, compresa la quota non prevalente di produzione non propria, ma solo per la vendita, è sufficiente la comunicazione, utilizzando un apposito modello, che anche questo è stato con le colleghe delle attività produttive, è stato elaborato questo modello ed è stato diciamo, pubblicato sulla piattaforma Accesso Unitario. Le modalità di vendita, che sono quelle descritte dal decreto legislativo 228, possono essere itinerante, con posteggio in aree pubbliche, in locali aperti al pubblico, in aree private all'aperto di cui si abbia la disponibilità. La comunicazione andrà poi trasmessa, questa comunicazione, dai SUAP ai dipartimenti di sanità pubblica competenti per territorio. Non è richiesto niente, nessun tipo di comunicazione neppure, per la vendita al dettaglio in aree all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o per la vendita in occasione di fiere, sagre, manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico o di promozione di prodotti locali. Quindi
Quindi in questi casi gli imprenditori agricoli, o meglio produttori primari, non devono fare assolutamente niente. Ecco, l'altro capitolo in cui è suddiviso la determina è quello che riguarda la produzione post-primaria. La produzione post-primaria si tratta di produzione, trasformazione, confezionamento, distribuzione di vegetali, prodotti da forno e di pasticceria, alimenti di origine animale per i quali non è richiesto il riconoscimento. Per queste tipologie di attività occorrerà semplicemente barrare tutte quelle che si intendono effettuare nel modello notifica ai fini della registrazione. E per esempio, ho fatto un esempio, di uno degli operatori del settore alimentare che più frequentemente può effettuare questa notifica, un forno, quindi un laboratorio artigianale che vende anche direttamente al consumatore finale. In questo caso dovrà essere, cliccato sul modello inserito nella piattaforma Accesso Unitario. La voce prodotti da forno e di pasticceria, gelati, piatti pronti, produzione, trasformazione e congelamento, che contiene tutto questo macro capitolo di alimenti. Poi, per esempio, dovrà essere barrato sotto la produzione di pane, pizza o altri prodotti da forno freschi e secchi. Dopodiché, se al laboratorio è annesso un esercizio di commercio al dettaglio, dovrà essere anche cliccato commercio al dettaglio di alimenti e bevande in esercizio di vicinato. In questo caso la notifica sarà completa. Per quanto riguarda le macellerie e le pescherie in cui vengono manipolate carni fresche e prodotti della pesca, andranno barrate sempre queste due voci specifiche, anche qualora non ci sia effettivamente un laboratorio annesso, ma anche solo per il semplice fatto che vengono manipolati in questi esercizi sia carni fresche non confezionate, sia pesce fresco non confezionato, dovranno essere barrate queste due voci specifiche. Per quanto riguarda l'apicoltura, vi ho detto che sono state fatte delle, particolari eccezioni, in quanto l'apicoltura, la produzione del miele e i prodotti dell'alveare in regione Emilia-Romagna sono, normate da una particolare delibera, che è la deliberazione, numero 165 del 2017, intitolata Linee guida per l'applicazione del pacchetto igiene al settore apistico in Emilia-Romagna. Innanzitutto l'inserimento dell'allevamento in banca dati nazionale, che anche per questi animaletti esiste una banca dati nazionale di recente, istituzione, costituisce notifica dell'inizio di attività come allevamento, quindi in questo caso non deve essere presentata la SCIA. È tenuto a tale adempimento anche chi svolge l'attività di apicoltura per esclusivo uso domestico privato. Questo perché? Per valutare tutti quelli che è il patrimonio apistico nazionale, anche perché l'attività di apicoltura spesse volte è fatta proprio come autoconsumo, con un numero appunto di apiari molto limitato e che nella nostra delibera è definito come apicoltura di tipologia 1. Per quanto riguarda le tipologie 2 e 3, che sono sempre previste dalla delibera delle linee guida per l'applicazione del pacchetto igiene al settore apistico, che prevedono anche la produzione e la vendita del miele nell'ambito della produzione primaria, però sempre prima, quindi ricordatevi le definizioni di produzione primaria contenute nella determina. Qualora appunto la produzione e la vendita del miele si rimanga nell'ambito della produzione primaria, oltre all'iscrizione in BDN dovrà essere presentata comunicazione al servizio veterinario competente per territorio tramite il modello apicoltura allegato 2. Questo modello apicoltura sostituisce quello che era precedentemente contenuto nella determina 14.738, che viene sostituito integralmente da questo, e però questo modello deve essere presentato direttamente ai servizi veterinari delle ASL competenti per territorio. E quindi non vi riguarda direttamente. Qualora però questo, allevamento di api, oppure qualora vi sia un laboratorio che esuli dalla produzione primaria e ricada in
nella voce specifica delle quelle contenute nella notifica per quello che riguarda la produzione degli alimenti di origine animale, andrà notificato alimenti di origine animale, registrazione per produzione, trasformazione e confezionamento e la voce specifica prodotti dell'apiario, raccolta e lavorazione. Quindi solo in questo caso diciamo che verrà effettuata la notifica sanitaria anche per il laboratorio di produzione del miele. Casi particolari che sono stati diciamo immessi nel nostro modello di notifica specifici della regione Emilia-Romagna, che erano anche contenuti nel vecchio modulo di notifica, proprio perché influiscono su quella che è la classificazione del rischio degli stabilimenti registrati, sono la produzione e la somministrazione di alimenti senza glutine, la produzione e somministrazione di preparazioni a base di pesce crudo e la nuova voce Home Food Home Restaurant, che praticamente è soggetta a notifica e che deve essere normata da, diciamo, linee guida nazionali di recente proprio elaborazione, che non sono ancora uscite in maniera definitiva, ma che sono state già approvate dalla conferenza Stato-Regioni. Per quanto riguarda i trasporti, non dovranno essere più registrati singoli automezzi, neppure quelli che sono in regime di temperatura, ma esclusivamente le imprese di trasporto conto terzi. E queste imprese dovranno indicare nel modello di notifica le tipologie di automezzi che hanno a disposizione per il trasporto di alimenti. E sono queste quattro tipologie: in cisterna a temperatura controllata, in cisterna a temperatura non controllata, in regime di temperatura controllata, non in regime di temperatura. Ecco, come nella precedente determina era già specificato, non sono tenute a notificare l'attività di trasporto le imprese che effettuano tale attività esclusivamente finalizzata al trasporto di prodotti alimentari nel contesto di un'altra attività del settore alimenti già registrata o riconosciuta, aggiungo io. Per esempio, se è uno stabilimento che produce prodotti a base di carne, quindi non so, salami, mortadelle, eccetera, una serie di automezzi, questi automezzi non devono essere notificati, ma fanno parte delle attrezzature, diciamo, dell'operatore del settore alimentare, così come una cella frigorifera, semplicemente sono, diciamo, mobili. Sarà responsabilità dell'operatore del settore alimentare, sia diciamo, azienda di trasporti, sia impresa del settore alimentare, mantenere nel proprio autocontrollo un elenco aggiornato della tipologia di automezzi e delle targhe che vengono utilizzate. Altra novità allegata a questa determina è il modulo per la comunicazione da parte degli operatori economici MOCA. MOCA vuol dire materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti. Anche questi, diciamo, materiali e oggetti rientrano nel campo della sicurezza alimentare, in quanto, come sapete, po possono trasmettere delle sostanze a contatto con gli alimenti che praticamente li contengono o sopra i quali vengono lavorati, per cui praticamente questo obbligo di comunicazione è stato sancito da un decreto legislativo del 2017, che è il decreto legislativo 29, che tra l'altro è il decreto sanzionatorio, ma è un obbligo che già era contenuto nei regolamenti comunitari, che riguarda le attività di produzione, deposito all'ingrosso, trasformazione, distribuzione all'ingrosso sempre di materiali e oggetti a contatto con gli alimenti. Sono contenuti alcuni chiarimenti che sono stati già inviati sempre con nota di luglio del 2017 ai nostri servizi, riguardo cosa significa questo discorso della produzione, deposito, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti, ma anche in questo caso si sta procedendo con un gruppo di lavoro Ministero della Salute e Regioni
a cercare di emettere delle linee guida condivise sul controllo di questi materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti. Per ora appunto è obbligatorio questo modello, questa comunicazione, che anche questa viene trasmessa attraverso, verrà pubblicata sulla piattaforma Accesso Unitario e verrà trasmessa poi dai SUAP agli aziende USL competenti per territorio. I vari modelli che sono allegati alla determina, allora il primo quello notifica ai fini della registrazione che contiene le voci necessarie per effettuare l'avvio dell'attività, il subingresso, la modifica della tipologia di attività, la cessazione o la sospensione temporanea dell'attività. Siccome appunto uno dei problemi è proprio il fatto che gli operatori del settore alimentare spesse volte non fanno la comunicazione di cessazione o sospensione, per questa specifica voce non è stata prevista la voce, il pagamento dei 20 euro di tariffario regionale dovuto ai servizi, per cui è una voce che è esentata dal pagamento dei 20 euro. L'allegato apicoltura, che sostituisce, come vi ho detto, il precedente, che era legato alla determinazione 14.738 del 2013, che viene presentato direttamente al Dipartimento di Sanità Pubblica delle ASL competente per territorio. L'allegato acquacoltura, che è lo stesso che era allegato alla determinazione 14.738, e anche questo viene presentato attraverso la piattaforma Accesso Unitario e SUAP, che lo trasmettono ai servizi veterinari competenti per territorio. Per ultimo, il modello allegato è quello di comunicazione per gli operatori dei materiali a contatto con gli materiali oggetti a contatto con gli alimenti. Il modello deve essere presentato appunto dagli operatori MOCA ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 del 2017 e anche questo viene sempre presentato attraverso la piattaforma Accesso Unitario e SUAP, che lo trasmettono ai dipartimenti di sanità pubblica competenti per territorio. Ecco, io ho finito un po' prima del tempo pattuito, penso che così potrò avere più tempo per rispondere alle vostre Benissimo, allora eventuali mentre domande. do modo Grazie. alla dottoressa di discorrere le prime le domande che sono già poste nel box domande e di poter iniziare a leggere e poi rispondervi, appunto invito tutti voi a continuare, come già state facendo, a scrivere in chat le vostre domande e che poi appunto la dottoressa vi potrà rispondere. Allora, aspettiamo ancora qualche attimo, intanto io continuo a scrivere, a riportare le vostre domande nel box, in modo tale che diamo ancora qualche attimo per poterle scorrere e poi iniziare a rispondere. Allora, io inizio a richiudere la mia webcam e poi silenzio il mio microfono. Tanto la parola. Allora, scusa, non riesco a visualizzare bene la parte del box. Non so perché, ma mi si è chiusa parzialmente e non riesco a visualizzarla bene. Ok, se preferisce gliele inoltro via mail, mi dica qual è la No, modalità che aspetta che provo preferisce. solo a cercare di. No, Così è non meglio? riesco a aprire completamente il quadro, forse dovrei chiudere quello principale. E... No, 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 no,
È In questo momento. sovrapposto la presentazione all'altro e non riesco a farlo uscire fuori. Non so se mi sono spiegata. Ok, sì, ho capito, probabilmente è un'impostazione del suo del PC. Vede se così riesce meglio. Riesco meglio. Allora, Perfetto. Allora. adesso vedo perfettamente. Ok. Allora, la prima domanda è, nei modelli a tutt'oggi non sono inserite le voci relative al pagamento dei diritti sanitari, come mai? Allora, io credo che,
ho visto che c'è Federica Pergam anche in ascolto, credo che i modelli nuovi, quelli allegati alla determina, devono essere pubblicati in questi giorni, per cui attualmente ci sono ancora i modelli vecchi. Poi, Massimo Minuzzo, approfondirei gli aspetti sanitari in relazione alle manifestazioni, feste, fiere, sagre di associazioni, eccetera. Allora, per queste manifestazioni, già nella precedente determina non era prevista la notifica sanitaria, quindi abbiamo mantenuto la stessa cosa, per cui le abbiamo proprio tolte dal modello di notifica sanitaria e appunto quello che riguarda le manifestazioni e attività a carattere temporaneo, soggetti a SCIA o comunicazione al comune ai sensi di specifiche normative di settore, in cui vengono svolte anche preparazione, somministrazione e vendita di alimenti, non è richiesta ulteriore notifica ai sensi dell'852. Ai fini della registrazione dei dati delle attività, chiaramente i SUAP dovranno trasmettere ai DSP competenti la SCIA e praticamente non è necessaria una notifica sanitaria specifica, per cui è stato proprio tolto dal modello di notifica. Poi, Marco De Carlo, nella modulistica unificata prevede versamenti ove previsti dalle amministrazioni. In questa voce andrebbero ricompresi anche i diritti di registrazione delle ASL. Cioè, noi nel modello di notifica abbiamo detto che praticamente per presentare appunto la notifica deve essere presentato l'attestazione di avvenuto pagamento di questi famosi 20 euro, come era nel vecchio modo di procedere, in quanto questi sono diritti proprio dovuti alle ASL in base al tariffario regionale che praticamente non sono recuperabili in altro modo se non vengono pagati prima, perché insomma si tratta di una cifra abbastanza limitata e che riguardano proprio le spese dovute alla registrazione nelle banche dati delle aziende ASL. Andrea Cavecchia, la SCIA per allevamenti di animali destinata alla produzione di alimenti non è stata ancora codificata in accesso unitario. Nel frattempo che facciamo? Nel frattempo fate quello che facevate prima. Comunque anche questa sarà a giorni ultimata e pubblicata sulla piattaforma accesso unitario. Rispetto al decreto legislativo 160, perché l'apicoltura non passa dai SUAP? Allora, l'apicoltura passa direttamente appunto ai dipartimenti di sanità pubblica, in quanto riteniamo di fare un'ulteriore semplificazione per questi tipi di operatori del settore alimentare qualora ricadono nell'ambito della produzione primaria. Quindi l'obbligo, diciamo, di registrazione come allevamento è previsto semplicemente con l'iscrizione in BDN e il laboratorio che ricade nella produzione primaria praticamente deve essere solo comunicato ai servizi veterinari competenti per territorio. Quando invece il laboratorio è un laboratorio a tutti gli effetti che esce dalla produzione primaria, dovrà essere notificato e quindi passerà dai SUAP. Come ci si iscrive in BDN? Allora, l'iscrizione in BDN lo sanno le associazioni di categoria specifiche, come si fa a iscriversi in banca dati nazionali, e ci si può rivolgere o alle associazioni di categoria o ai servizi veterinari delle aziende USL competenti per territorio. 50 capi? No. 50 capi per qualsiasi tipo di animale? No. Ho specificato che 50 capi sono solo per le specie avicole. Il numero degli allevamenti di animali da autoconsumo per le altre specie è molto limitato e non esiste per tutte le specie. Per esempio per i suini mi sembra che attualmente sia a livello nazionale costituito dal massimo 3 suini. Massimo Minuzzo, aziende agricole, comunicazione ove ha la sede legale o dove si esercita l'attività? Allora, dipende, è specificato comunque nel testo della determina, dipende dal tipo di come si fa. Comunque in generale la comunicazione deve essere fatta anche dove si esercita l'attività. Allora.
agricole. Mosconi, è previsto qualche adempimento in caso di vendita all'ingrosso da parte degli imprenditori agricoli? Allora, cioè, se un imprenditore agricolo fa una vendita all'ingrosso, esce dalla vendita diretta, cioè tutto quello che è previsto di facilitazioni, cioè la comunicazione, è relativo solo alla vendita diretta. Qualora venga fatto una vendita all'ingrosso, questa riguarda gli operatori, cioè rientra negli operatori normali del settore alimentare, esce dall'ambito della produzione primaria e della facilitazione. Qual è la determina? Non ho capito qual è la domanda. Home restaurant è già normata dal regolamento comunitario 852 che dà la possibilità appunto alle ASL di notificare anche questi operatori del settore, di accettare la notifica di questi operatori del settore alimentare e come ho detto prima stanno uscendo delle linee guida nazionali che riguardano gli elementi, diciamo, minimi che devono essere rispettati da parte di questi operatori. Comunque, già la notifica può essere accettata perché sono già previsti dal regolamento comunitario. Cavecchia, quante anne devono essere possedute per diventare allevamento e non più autoconsumo? Allora, lì bisogna rifarsi, appunto, come vi ho detto, alla nostra delibera sulle api e praticamente il numero è riferito, è ben specificato per le diverse tipologie, quindi la tipologia 1 che è autoconsumo ha un certo numero di arnie, la tipologia 2 ha un altro numero di arnie, era l'unico, diciamo, indicatore che poteva essere utilizzato per distinguere le varie tipologie. Cosa deve presentare un imprenditore agricolo per la vendita diretta dei propri prodotti non all'aperto in un'azienda agricola, ma chiuso in un'azienda agricola? Niente, sempre, deve fare semplicemente la comunicazione, in quanto rientra sempre tra i vari modelli di comunicazione. Anche se al chiuso, lo stesso può fare semplicemente la comunicazione. I MOCA devono passare attraverso i SUAP invece, perché il modello verrà caricato sulla piattaforma Accesso Unitario. Quale modulo si usa per comunicare la variazione del legale rappresentante? Il subentro, direi, che è uno dei moduli della notifica sanitaria, una delle tipologie dei moduli. Perché non c'è uno specifico modulo per diciamo, fare la comunicazione del rappresentante legale. I diritti nella modulistica sono già inseriti in qualche maniera, è inserito il discorso che devono presentare l'avvenuto pagamento del diritto sanitario. Il modello apicoltura non è contenuto non sarà contenuto nella piattaforma Accesso Unitario. La notifica sanitaria è necessaria anche per gli allevamenti di lumache. E sì, è necessaria anche per gli allevamenti di lumache e va notificato sempre al servizio veterinario. Allora, gli allevamenti già registrati che ampliano la tipologia di animali devono presentare comunicazione tramite SUAP? Sì, dovranno fare una, diciamo, scia, dovranno presentare una scia col modello che stiamo elaborando. Allora, per il discorso dell'allevamento dei cani, diciamo che badano al gregge, quindi cani da pastore, sinceramente non vi so rispondere, però credo che in quanto l'allevamento di cani non rientra appunto nel discorso allevamento diciamo, di animali destinati alla produzione di alimenti, però sicuramente qualcosa deve fare se è un vero allevatore, però rispetto alla notifica sanitaria non deve fare niente. In caso di somministrazione gratuita non deve essere
non deve essere fatto niente, non deve essere fatto nessun tipo di notifica. Ecco, Federica comunica che i modelli sono stati aggiornati e certificati, attendiamo che l'EPIDA carichi i modelli in produzione. Masi, è stata prevista la notifica per i pubblici esercizi temporanei, non è una contraddizione? Non capisco la domanda. A questa risposta sugli allevamenti ho già, credo, risposto, sì, un allevamento che è già avviato, se cambia la tipologia di animali dovrà fare la comunicazione, la SCIA, o anche la destinazione produttiva. Allora, per le manifestazioni temporanee, già nella precedente determinazione non era prevista la presentazione di una notifica sanitaria, quindi è sufficiente la SCIA e questa sarà, come appunto avveniva prima, passata direttamente ai servizi competenti per territorio. Allora, nel caso del discorso della sospensione temporanea delle attività dal giorno X al giorno Y, quando si riprende l'attività nel rispetto delle date indicate non occorra comunicare altro all'ASL. Si chiede cosa invece occorra fare nel caso di riattivazione prima o dopo rispetto al termine indicato della suddetta notifica di sospensione. Ma in questo caso, secondo me, è sempre meglio fare una comunicazione, magari diretta ai servizi competenti per territorio. Dove si notificano le lumache, e quello delle lumache sarà un allevamento, vediamo se lo inseriremo all'interno della SCIA per gli allevamenti. Per gli allevamenti di cani sì, si applica la normativa che è inerente diciamo agli allevamenti di animali da compagnia, ma non riguarda l'argomento specifico di sicurezza alimentare. Io ho risposto, credo, a tutte le domande che mi si sono state presentate. Non so se ne avete altre. Sì, ne stanno arrivando altre e continuo a scriverle nel box. Va bene, io adesso ho raggiunto, penso di aver risposto più o meno a tutte. Poi dopo, se non sono stata chiara, me le rifarete. Non c'è più, l'abbiamo tolta, come ho già detto più volte, nella nuova notifica sanitaria non c'è più l'indicazione delle manifestazioni temporanee, l'abbiamo proprio tolta fisicamente perché altrimenti creava non pochi problemi. Sinceramente non ho capito perché vi crei così tanti problemi il discorso delle manifestazioni temporanee per le quali non è assolutamente cambiato niente rispetto a prima. Il fatto che fosse contenuto nel vecchio modello, cioè nel modello primo approvato di notifica sanitaria, non vuol dire che, siccome la nostra regione aveva già semplificato questo aspetto, semplicemente è importante tenere conto delle ulteriori semplificazioni che già erano state messe in atto dalla nostra regione e quindi era stato chiaramente detto che per questi basta la SCIA e è sufficiente che la SCIA venga trasmessa, come in altri casi, come nel caso per esempio degli allevamenti, ai servizi competenti per territorio.
Allora, abbiamo aggiunto anche la dichiarazione relativamente al 194, l'abbiamo aggiunto nel nuovo modello di notifica sanitario, quindi lo trovate. Per il trasferimento di un'attività, certo, occorre una nuova notifica sanitaria in quanto è un cambio di attività, cioè un cambio di indirizzo in qualche maniera. Allora, non ho parlato dei distributori, le dichiarazioni semestrali non sono più semestrali ma sono annuali, infatti anche questo modello verrà aggiornato e praticamente si farà come era previsto dal determine 14.738, semplicemente la comunicazione è passata da semestrale ad annuale. Allora, attendiamo ancora che alcuni partecipanti stanno scrivendo in chat, attendiamo ancora e mano a mano riporto le domande. Grazie Paola. Allora, per quanto riguarda la comunicazione per la vendita diretta degli imprenditori agricoli, deve essere effettuata in caso di vendita itinerante al SUAP dove ha sede l'azienda. Comunque lo trovate scritto, nella determina. In caso di vendita con posteggio su aree pubbliche al SUAP in cui si esercita la vendita. In caso di vendita in locali aperti al pubblico all'interno o fuori dell'azienda agricola, comunicazione al SUAP del comune ove sono ubicati i locali di vendita. In caso di vendita in aree private all'aperto di cui si abbia la disponibilità fuori dall'azienda agricola, al SUAP del comune dove sono situate le aree. In caso di commercio elettronico al SUAP del comune dove ha sede l'azienda, non è richiesta comunicazione di inizio attività nei casi in cui si esercita la vendita al dettaglio in area all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico o di promozione di prodotti tipici o locali. Naturalmente per la produzione invece, se vengono prodotti questi alimenti, dovrà essere presentata la notifica relativa al tipo di alimento che si produce. Allora, per quanto riguarda gli automezzi, credo di aver specificato che la notifica sanitaria non va più riferita ad ogni singolo automezzo mai, ma alla ditta di trasporto contro terzi che ha gli automezzi. Gli automezzi saranno poi elencati nell'autocontrollo della ditta stessa e dovranno essere aggiornati con le targhe relative e con la tipologia, le tipologie indicate nella notifica. Per i centri vacanza per minori è sempre come era prima, e quindi non dovrebbero fare niente a mio avviso, da quello che mi ricordo. Le variazioni strutturali o impiantistiche in attività già registrate, se non c'è una modifica dell'attività,
non sono soggetti a notifica, ma saranno poi sottoposte al controllo e ricadranno nel controllo normale delle aziende ASL. Quindi diciamo che la nuova notifica dovrà essere effettuata solo in caso di o ampliamento delle attività rispetto sempre alle voci contenute della notifica, ma non in caso di cambiamenti strutturali o impiantistici. Allora, per l'apicoltura, diciamo che qualora l'apicoltura sia riguardi, rientri nella attività di produzione primaria, sia come allevamento che come produzione di miele prodotti dal alveare, non deve passare dal SUAP, non deve passare attraverso il SUAP l'attività, ma semplicemente l'allevamento dovrà essere registrato in banca dati nazionale e la comunicação dell'avvenuto di del laboratorio di smilatura andrà fatta direttamente ai servizi veterinari competenti per territorio. Nel caso invece che ci sia un laboratorio che può essere anche non connesso a un allevamento, può essere connesso o non connesso a un allevamento, che produce miele e prodotti dell'alveare che esce dalla produzione primaria, questo vuol dire semplicemente un laboratorio che fa smilatura non solo del proprio prodotto ma anche di altri prodotti, oppure che oltre che a fare la semplice operazione di smilatura produce anche altri tipi di alimenti tipo composti, quindi miele con frutta, eccetera. In questo caso esiste la voce specifica nella determina che riguarda proprio la produzione del miele e di prodotti dell'alveare. E quindi andrà notificato il laboratorio in questo caso. Sì, tutta questa determina non riguarda i riconoscimenti che praticamente viaggiano esattamente come prima e quindi tutti i modelli che devono essere presentati per gli stabilimenti riconosciuti sia 853 che 852, cioè in base ai due regolamenti, sono contenuti nella determina 14.738, quindi per questi non cambia niente. Allora, secondo me, come prima, la nuova notifica sanitaria viene fatta solo per quello che riguarda una modifica della tipologia di attività. Se l'attività di deposito non era contemplata dalla precedente notifica, dovrà chiaramente essere effettuata una nuova notifica per l'attività di deposito. Allora, la notifica sanitaria per quello che riguarda non ho capito perché solo la media struttura di vendita, nel caso di commercio va presentata anche nel caso del commercio online, quindi chiaramente
molti casi, se l'edificio non esiste, non ci interessa, va notificata l'attività. Questo è molto importante, non è tanto, la notifica non riguarda tanto i locali, cioè a noi i locali interessano sì, ma interessa anche quello che è tutta la produzione e la commercializzazione di alimenti, per cui anche il semplice passaggio di un alimento attraverso un broker, per esempio, deve essere soggetto a notifica. Infatti nella voce specifica, nella voce commercio al dettaglio di alimenti e bevande, esiste anche, oltre in esercizio di vicinato, in media struttura di vendita, in grande struttura di vendita, per corrispondenza, internet o forme speciali di vendita al dettaglio. Il testo della determina si sottolinea alla voce commercio alcuni aspetti particolari. Per quanto riguarda la voce commercio all'ingrosso, è specificato che deve essere notificata anche l'attività di intermediari senza deposito, e sono appunto i broker che non hanno assolutamente, hanno solo un ufficio oppure addirittura niente, ma l'attività di commercio deve essere ugualmente notificata. E nella voce commercio al dettaglio è compresa anche la voce per corrispondenza internet o forme speciali di vendita al dettaglio. Allora, per quanto riguarda gli automezzi, questo fatto della notifica comunque che non va notificato il singolo automezzo è diventato adesso un fatto nazionale, per cui in caso che il mezzo subisca dei controlli fuori dalla regione Emilia-Romagna dovrà semplicemente presentare la notifica fatta dalla ditta di trasporto oppure la notifica fatta dalla ditta di produzione alimenti di cui il mezzo fa parte e un piccolo autocontrollo che dovrà essere presente in tutti gli automezzi. Come vi ho detto prima, tutti gli operatori del settore alimentare sono obbligati ad avere un autocontrollo, compreso i trasportatori. Quindi nell'autocontrollo saranno specificate le caratteristiche del mezzo di trasporto degli alimenti. Certo, gli agricoltori che vendono ai mercati ortofrutticoli ed altri commercianti devono presentare la notifica con la voce commercio, perché è un commercio all'ingrosso, non è una vendita diretta, è solo nel caso di vendita diretta che non devono fare notifica. Esatto, per quello che riguarda il commercio via internet, in genere credo che sia associato all'impresa, però ci può essere anche un commercio via internet che non è associato all'impresa, nel qual caso andrà assegnato il numero di registrazione all'ufficio, quindi all'ufficio che esercita questo commercio. Dopodiché il luogo fisico dove si trovano gli alimenti andrà comunque notificato come deposito di alimenti. Per quanto riguarda la distribuzione degli alimenti nelle scuole, in
genere la notifica viene fatta a livello della ditta che prepara gli alimenti, o se avviene una sola distribuzione, la notifica per il locale dove viene effettuata la distribuzione non mi sembra che sia mai stata necessaria. Chi ha già un'attività alimentare in essere e vuole aggiungere anche un'attività di vendita online deve fare la notifica sanitaria esclusivamente per questa nuova attività, quindi alla voce specifica del commercio. È una nuova tipologia di attività. Allora, anche nel caso delle aziende agricole che effettuano la coltivazione di vegetali, qualora siano iscritte nella banca dati regionale, non è necessaria la presentazione di nessun altro tipo di notifica. Esiste la voce specifica nella determina, perché alla fine la conoscenza della realtà territoriale è consentito ai dipartimenti di sanità pubblica l'accesso alla banca dati regionale delle aziende agricole. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi della produzione primaria possono acquisire la documentazione comprovante la loro iscrizione all'anagrafe regionale dalle aziende agricole attraverso le proprie associazioni di categoria. Altro discorso è quello del commercio o della vendita diretta. Allora, la produzione di alimenti vegetali, quindi la produzione primaria, non è soggetta, qualora appunto l'azienda agricola sia già registrata nella banca dati regionale, a nuova registrazione. Ma altra cosa è il commercio. Allora, per la vendita diretta dei propri prodotti esiste appunto questo obbligo di comunicazione, mentre per il commercio all'ingrosso io penso che loro avranno un deposito che andrà notificato come gli altri produttori che esercitano un commercio del grosso di alimenti. Allora, nel caso della notifica sanitaria, quando si presenta la domanda di autorizzazione per il commercio in sede fissa, che è una cosa che non riguarda diciamo, la parte di sicurezza alimentare, considerando che l'edificio, se l'attività ancora non esiste, nel caso della diciamo, registrazione, credo che la notifica deve essere fatta quando l'attività già sta partendo, perché non essendo soggetta ad autorizzazione preventiva, ma semplicemente essendo necessaria per la diciamo, registrazione in una banca dati dell'autorità competente locale, chiaramente va bene farla quando è già esistente, cioè sta per partire perlomeno. Ho capito la domanda solo ora col chiarimento. Allora, nel caso della SOCIDA sarà specificato nel nuovo. Allora, abbiamo gli ultimi 10 minuti, se ci sono altre domande.
Potete tranquillamente continuare a scriverle, così le riportiamo nel nostro box e continuiamo con le risposte. Nella chat con i partecipanti vi hanno chiesto dove trovare poi le risposte e la registrazione. Come ho detto in apertura, nella pagina di eventi PA nella quale vi siete iscritti. Ovviamente la registrazione sarà pronta a tempi tecnici tra questo pomeriggio e domani mattina. Per quanto riguarda le risposte, ci vorrà qualche tempo in più proprio per dar modo alla dottoressa Padovani di poter mettere per iscritto queste domande. Ringrazio Stefania che in questo momento vi ha scritto in chat il nodo, la pagina di eventi PA nella quale vi siete iscritti. Aspettiamo ancora qualche altra domanda. Risponde Alfonso, ciao, al collega Giannoni della Regione Campania. Per quello che riguarda la notifica per gli stabilimenti diversi dagli alimenti, noi abbiamo dei modelli specifici che fanno riferimento alla vecchia determine che attualmente non abbiamo cambiato, quindi i sottoprodotti e la mangimistica fanno riferimento alla nostra vecchia determine dove sono contenuti i modelli specifici, diciamo, per effettuare la registrazione. Allora, per quanto riguarda il modello di notifica, non prende in considerazione il luogo dove viene detenuto il mezzo di trasporto e le operazioni di sanificazione, questo è oggetto di controllo da parte dell'autorità sanitaria locale quando effettua i normali controlli. Quindi, cioè, il luogo dove viene detenuto il mezzo sarà specificato comunque in sede di controllo. E anche le operazioni di sanificazione del mezzo stesso. La manifestazione pubblica su strada dipende da che tipo di manifestazione pubblica è. In genere però abbiamo detto che per questi tipi di manifestazioni particolari non deve essere fatto niente in generale. Questa domanda di Cristoforo Scordo è una cosa che non riguarda direttamente, cioè non si può specificare la situazione da fuori. Un bar è stato chiuso a seguito di sopralluogo di ASL e NASL, in questi mesi i gestori non hanno provveduto a sanare la situazione, sembra addirittura che se ne siano andati. Ci sarebbe una persona interessata al locale che ha già preso contatti col proprietario del fondo per stipulare un contratto di affitto. Il dubbio è, senza cessazione né subingresso, è possibile avviare una nuova attività? Chiaramente è una situazione abbastanza, cioè, ambigua, perché se non si sa dove è finito questo soggetto, dopo si tratterà del fatto che comunque è un contratto di affitto con qualcun altro, quindi c'è cioè una cosa che esula dalla possibilità di rispondere da fuori non conoscendo bene la situazione. Allora, come
come ho detto più volte, l'ampliamento di superficie, gli ampliamenti di superficie o il cambiamento di attrezzature non comporta una nuova notifica sanitaria, ma semplicemente sarà oggetto di controllo quando lo stabilimento verrà sottoposto a controllo e sarà oggetto anche di diciamo, modifica del manuale di autocontrollo. La nuova notifica è necessaria solo in caso di cambiamento di tipologia di attività, quindi è necessario rendersi conto quali sono queste attività che devono essere soggette a notifica. Questa domanda mi preoccupa un attimo. Allora, i manuali di autocontrollo, l'autocontrollo è in capo all'operatore del settore alimentare, è proprio lui che lo dovrebbe fare. Poi chiaramente, soprattutto in caso di esercizi piccoli, non avrebbe bisogno di farlo fare a nessuno, dovrebbe farlo lui in prima linea. Perché non è una cosa complessa, ma semplicemente dovrebbe scrivere quello che fa. Quindi diciamo, l'autocontrollo è proprio in capo all'operatore del settore alimentare. Poi se si avvale di un professionista è un altro discorso, di un consulente, però il manuale di autocontrollo è la prima cosa che è in capo all'operatore del settore alimentare, quindi spetta all'operatore del settore alimentare. Allora, per quello che riguarda le feste di strada, faccio un po' fatica a identificare cosa voglia dire festa di strada. Sicuramente praticamente la scia deve essere effettuata dalle feste, diciamo, le feste che comportano la somministrazione di alimenti anche per diversi giorni che in genere venivano come accadeva prima in regione nostra, quindi per lo stesso tipologia di manifestazioni, diciamo, che in genere sono feste diciamo, gestite da partiti o cose di questo genere. Per quello che riguarda la diversa collocazione delle attrezzature all'interno di uno stabilimento notificato, non costituisce modifica del ciclo produttivo e comunque neanche la modifica del ciclo produttivo deve essere notificata, ma solo in senso la nuova attività. Come sapete, una delle novità introdotte da questa nuova notifica è che non vi è più l'obbligo né di presentare la planimetria del locale né di presentare la famosa relazione, diciamo, relazione tecnica legata. Quindi semplicemente queste cose andranno verificate al momento del controllo. Una delle, diciamo, maggiori semplificazioni introdotte da questa notifica è proprio questa. Non so cosa sia il centro SPRAR.
nel caso delle feste a cui partecipano più attività, poi saranno Intanto sempre che il attività, sì, signor commercio, Gangi ha specificato cosa si i intende significativi alimenti va per fatta da chi PRAR, ha ovvero Sistema di organizzato, da Istruzione chi Richiedenti organizza Asilo. questa, cosa. Vi dico che sta finendo il tempo a nostra disposizione, dunque risponderemo ancora a un'altra domanda e poi le troverete poi sulla pagina di Eventi PA. Rilascio la parola alla dottoressa. Allora, nel caso dei centri del sistema di protezione richiedenti asilo, i luoghi autorizzati alla prefettura sono sotto il controllo della prefettura e diciamo che abbiamo fatto anche degli interventi congiunti per vedere appunto questi centri e comunque Allora, io diciamo, incomincio a fare i potevano ringraziamenti, autorizzare notifica. ringrazio la dottoressa Padovani, la dottoressa Francesca Paron per il supporto e l'organizzazione di questi eventi che hanno sempre un grande successo. Saluto tutti voi, auguro buone vacanze a tutti, troverete nei prossimi giorni tutto il materiale sulla pagina di Eventi PA. Grazie ancora a tutti e grazie dottoressa Padovani. Grazie. Grazie mille. Grazie a tutti voi, spero di essere stata abbastanza chiara, ma magari dove non sono stata abbastanza chiara, spero di esserlo con le risposte scritte, perché anche per me tutte queste cose sono abbastanza, diciamo, nuove. Grazie a tutti. Grazie ancora, buon proseguimento.